Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e benvenuti ad una nuova puntata di Pro e Contro. Siamo ad ottobre, il mese della paura, delle zucche e dei mostri. La WWE ha sempre usato l'Hell in a Cell come un party di Halloween all'interno del calendario. Solo che quest'anno l'evento della gabbia infernale ha preso spunto da un altro pay-per-view a tema orrorifico, ECW December to Dismember 2006. Non tanto per la qualità, si spera, quanto più per il numero di incontri annunciati. Arriviamo a questa domenica, giorno dell'evento, e sono annunciati solamente 4 match. Come diavolo faranno a riempire almeno 3 ore e mezza di pay-per-view? E soprattutto, io, come farò a riempire questo video di pro e contro? I don't know! Quindi, senza perdere altro tempo, questi sono i fattori per i quali nutro interesse per WWE Hell in a Cell 2019. 7 Rollins contro The Fiend. Ormai sono completamente rapito dall'aura e dal fascino del maligno. Se fosse possibile, gli donerei molto volentieri la mia testa per permettergli di fare una nuova lanterna. Leggendo sui vari social, ho visto che a moltissime persone non è piaciuta la costruzione della rivalità con l'architetto, costituita da sempre i soliti segmenti, con i vari attacchi. Secondo queste persone il campione non avrebbe dovuto subire così tanto, ma io vi rispondo dicendovi che non si può già abbassare lo status del Fiend. Il maligno deve essere inteso come un'entità quasi intoccabile e non può, già dopo un solo incontro, rischiare di non incutere paura. Personalmente il problema non è rappresentato dalla ripetitività dei vari attacchi, nemmeno dal troppo dato al Fiend, ma dal troppo poco dato a Rollins. L'ho già detto più volte, questo 2019 è stato un enorme gioco dell'oca per Seth Rollins, un passo in avanti e due indietro. È stato quasi distrutto in queste ultime settimane. Farlo tremare di paura e urlare lo hanno quasi rovinato del tutto. E di nuovo, non è tanto il rendere troppo spaventoso il Fiend, ma rendere troppo spaventato Seth Rollins. Ma a parte questo, l'incontro mi interessa tantissimo. Non vedo l'ora di vedere il maligno all'interno della gabbia demoniaca. Non so dirvi se sarà un Hell in a Cell match combattuto, cruento e capace di rimanere impresso nell'immaginario collettivo, ma sono certo che offrirà alcuni momenti visivi da pelle d'oca. Ma vi prego, non fate come l'anno scorso, non fatelo finire in no contest, per piacere! Becky Lynch contro Sasha Banks. Una di quelle volte in cui sono proprio felice di aver avuto ragione. Dissi che se proprio doveva esserci un secondo Hell in a Cell match femminile dopo quello del 2016, sarebbe dovuto essere tra The Man e The Boss. E così è stato. Il finale di Clash of Champions, per quanto criticabile, aveva il solo scopo di allungare il tutto portando le due all'interno della gabbia demoniaca. E mi sta benissimo. La cosa ha permesso all'odio di aumentare e la stipulazione dell'Hell in a Cell risulta calzante e azzeccatissima. Personalmente continuo ancora a ritenere positivo il primo Hell in a Cell match femminile tra Sasha e Charlotte del 2016, e non solo per la sua importanza storica. Sicuro, ha degli innegabili difetti, ma è ben lontano dalle peggiori schifezze che abbiamo visto dal 1997 ad oggi. È lontano dai migliori in assoluto, ma è anche lontano dai peggiori. Per stasera spero che le due abbiano imparato dagli errori di 3 anni fa, per cui Sasha, ti prego, non lanciarti contro un tavolo, sei troppo leggera, non funziona. A parte gli scherzi, spero vivamente di divertirmi e che le due possano offrire un bello spettacolo all'interno della gabbia, un incontro che si possa ricordare con positività in questa Women's Evolution. Roman Reigns e Daniel Bryan contro Eric Rowan e Luke Harper. Se ho avuto ragione per quanto riguarda l'Hell in a Cell tra Sasha e Becky, ho preso un'enorme cantonata per quanto riguarda il discorso Bryan, grande burattinaio dei continui attacchi alla vita di Roman Reigns. Un vero peccato perché mi sarebbe davvero piaciuto sentirlo dire "It was me, Roman! It was me all along, Roman!" Quel colpo di scena pare essere stato accantonato, almeno così pensiamo, dato che le ha prese da Harper, da Rowan e soprattutto l'alleanza con Roman Reigns è salda, almeno da quello che abbiamo potuto vedere nell'ultima puntata di SmackDown, la prima su Fox. Poi, oh, la WWE è parecchio schizofrenica e lunatica, quindi se vorranno cambiare i piani in corsa tra qualche settimana potranno farlo. Però, arrivati a questo punto, risulterebbe davvero troppo contorto dire che è l'American Dragon il gran burattinaio di questa storia. Ripeto, mi spiace perché un incontro tra Daniel Bryan e Roman Reigns sarebbe stato sicuramente molto buono, però quell'idea pare essere stata accantonata, come detto, e non mi sorprenderebbe sapere se a volere il tutto sia stata l'emittente Fox per far tornare lo Yes Movement a SmackDown.
In ogni caso, per questa sera mi aspetto un buon incontro di coppia. Tra questi quattro hanno tutti, chi più chi meno, le loro abilità. Ma ogni medaglia ha due facce e per ogni pro c'è un contro. Questi sono i fattori per i quali non nutro interesse per WWE Hell in a Cell 2019. Bayley contro Charlotte Flair. Grossa retrocessione da Clash of Champions, pay-per-view in cui avevo molta voglia di vedere il loro incontro, ma alla fine non ho visto nulla. Ci tengo a dire come la colpa non sia affatto delle due lottatrici, in particolar modo Bayley mi sta piacendo ancora tantissimo in queste nuove vesti da cattiva, corrotta per via dell'amicizia tossica con Sasha Banks. Solo che questa sua rivalità con la regina non è proseguita in nessun modo dall'ultimo pay-per-view. Infatti l'incontro di stasera è stato giustificato solamente per il fatto che nel match a coppie di SmackDown tra le Four Horsewomen Charlotte ha sottomesso Bayley. Le due sono capaci di proporre un buonissimo incontro e lo sarà se questa sera potranno lottare per più di 3 minuti. Ma non è questo il modo con cui si costruisce un incontro in pay-per-view e arrivando al weekend dell'evento, avendo annunciato solamente 3 match, questo è ciò che possiamo aspettarci. Praticamente tutto il resto che vedremo. Questo pay-per-view va riempito, almeno 3 ore e mezza va riempite. Poi se Hell in a Cell dovesse durare solamente 2 ore, 4 incontri andrebbero benissimo, non avrei nulla in contrario se durasse 2 ore come i vecchi In Your House per chi se li ricorda, ma so già che non sarà così. L'ora e mezza mancante verrà riempita con incontri annunciati sul momento, quindi senza costruzione e senza interesse. Personalmente la cosa mi ha sempre dato fastidio e continuerà a darmi fastidio. Ci rimane solo da chiederci quali saranno questi match a sorpresa. Questa volta non potremo nemmeno contare sui pesi leggeri, nemmeno nel kick-off, perché pian piano stanno tutti venendo inglobati all'interno dello show giallo. E ora il titolo si chiama anche NXT Cruiserweight Championship e mercoledì verrà conteso tra Drew Gulak e Leo Rush. Tra gli incontri che potremmo vedere questa sera ci potrebbe essere una rivincita tra i Revival e il New Day. Sarà interessante vedere se Kofi Kingston accompagnerà Big E ed Xavier Woods dopo la batosta di SmackDown contro Brock Lesnar. AJ Styles avrebbe potuto difendere il suo titolo degli Stati Uniti contro Cedric Alexander, ma tale incontro è stato fatto a Raw, quindi niente. Parlando di campioni, Shinsuke Nakamura potrebbe difendere il suo titolo intercontinentale, magari contro Ali, per esempio. E per il modo in cui si è concluso Raw, con un nuovo capitolo delle erotiche avventure di Lana, punterei anche su un incontro tra Rusev e Bobby Lashley. Quindi, in sostanza, c'è da attendere con impazienza WWE Hell in a Cell 2019? Se nel pay-per-view ci saranno solamente questi 4 incontri, vi direi di sì, ma so già che non sarà così. Questa sarà solo una piccola parte, ci sarà tanto altro, ma non sappiamo cosa, quindi non so nemmeno io che dirvi. Questo evento è arrivato al termine di una settimana carica ed importante. Capisco e immaginavo che ne sarebbe uscito schiacciato, ma non credevo nemmeno di arrivare al punto in cui sarei stato io a proporre degli incontri per riempire un po' la card di questo pay-per-view. WWE, pagami, ho letteralmente bucato mezzo evento! Questa notte scopriremo cosa ci aspetta e se vorrete concludere questa lunga settimana di wrestling in bellezza c'è sempre la live reaction. A partire da mezzanotte ci sarà la consueta live su questo canale per seguire in diretta tutto Hell in a Cell. Quindi se vorrete seguire il pay per view in compagnia mia e di Michael sapete cosa fare. Voi invece con quanta impazienza attendete questo WWE Hell in a Cell 2019? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento ad una mia prossima recensione e vi auguro un buon Hell in a Cell. Ci vediamo all'inferno!